È una sofisticata apparecchiatura per la telemedicina, quella che mostra in una foto il consigliere regionale PD Blasioli. Si trova nell'ospedale inutilizzata di Popoli. La ASL di Pescara ne aveva comprate tre, anche per il Santo Spirito e per Penne, 24.000 euro al mese per 5 anni, totale 1.440.000 euro per un servizio mai partito. Emblematico della situazione del pronto soccorso di Popoli, dove Blasioli è stato in visita ispettiva lo scorso 8 marzo e dove ha constatato la cronica carenza di personale. A fronte di un fabbisogno di 6 ci sono 4 medici, tra questi l'ex direttore in pensione, senza parlare degli infermieri. Un pronto soccorso da 13.500 accessi l'anno nel 2022, record che in proiezione sarà superato nel 2023. C'è poi l'incompiuto centro del risveglio. Il ministro è venuto il 10 dicembre, ha visitato i 5 letti del codice 56, ma del codice 75 stiamo ancora aspettando gli arredi e soprattutto stiamo ancora aspettando l'assegnazione del personale, infermieri, terapisti, sapendo che quelle sono patologie che hanno bisogno di tanto personale, hanno, diciamo, un parametro molto elevato di personale che deve seguire queste persone. Infine, il centro per disturbi alimentari. Beh, questa è una struttura incardinata all'interno di medicina con una sola dottoressa che addirittura è nell'organico di medicina. Non è neanche una WOSD e le ragazze e i ragazzi che si recano in questo centro, che ha valenza regionale per sottoporsi, diciamo, alle terapie, sono costretti a stazionare in un corridoio dove sono presenti anche altri pazienti. Tra questa situazione in consiglio regionale? Assolutamente, la prima cosa che faremo oggi è chiedere un incontro con il manager anche per quelle strutture che sono state lese dal terremoto del 2009 e del 2016, perché a Popoli ci sono anche situazioni di sovraffollamento di stanze. Vogliamo capire a che punto sono i lavori, se ci sono dei contenziosi, vogliamo avere una fotografia completa della situazione. E poi con un'interrogazione cercheremo di rimarcare queste situazioni, anche perché ogni volta che abbiamo fatto qualcosa in consiglio regionale poi abbiamo visto, diciamo, dei percorsi che si sono messi in movimento.